Ciao, questo è il solito video che faccio mensilmente quando esce il nuovo numero della storia del West, che siamo arrivati a 65. Adesso dovrebbero mancare gli ultimi, che in teoria è fatta da 75 volumi, che adesso dovrebbero mancare gli ultimi 10. Che questo volume 75 si chiama proprio Rio Grande, che questi volumi western sono sempre belli lunghi anche da leggere, che le trame sono sempre belle, come si dice, sostanziose. Confronto magari a certi altri, magari testate, magari sempre della Bonelli, che più che altro magari questa proprio tutta la magari la come si dice, questa proprio serie della storia del West si vedeva. Sì, in molti volumi c'era questo McDonald's, che anche in questo volume c'era, che più che altro ho visto che, a parte che magari in questo volume dire o grande il soggetto sceneggiatura è sempre di Gino D'Antonio. I disegni di questo Bermejo Luis, i colori di Chiumento Flavio e Francesco, e la parte della copertina sempre di questo Gino D'Antonio, che più che altro magari questo volume qua, più che altro ho visto che c'erano questi i soliti, come si dice, che c'erano questi persone che erano i soliti che facevano tipo pulizia di questi come si dice, questi razziatori di bestiame che invadono queste le praterie messicane, che sempre come ho detto magari prima, c'è questo Ben McDonald e Lily, che sono arrivati, è capitato che sono arrivati nello stesso momento quando ci sono questi razziatori di bestiami, che Ben, questo McDonald, anche se erano arrivati nello stesso momento che c'erano questi razziatori di bestiame, loro erano arrivati lì, ma magari con l'intento, magari che erano arrivati magari pieni magari di sogni e di speranza, in quelle terre che si trovano proprio arrivando nello stesso momento, si ritrovano nel mezzo di questa magari guerriglia, che più che altro il miraggio magari più che altro di una nuova vita, magari svanisce più che altro magari sotto l'ombra, tra virgolette, della morte. Che questo succede tutto a pochi passi del confine, dove c'è proprio questo, come si dice, dove c'è questo proprio questo Rio Grande. Che più che altro magari questa trama era concentrata magari su questo, su questo. Che più che altro magari era
anche se magari era concentrata magari su questo, però come si dice, si capiva lo stesso che magari sempre questo Ben McDonald che è superata magari la brutta avventura magari con il cacciatore di taglie ed era magari anche scortato da questi apaci. Di questo Geronimo, Bene e Lili, che erano diretti proprio in Messico, ci ritrovano proprio in mezzo, a queste persone che erano questi razziatori di bestiame. Che nello stesso momento lì incappano magari in Lazzaro, che è un messicano che ha nello stesso momento magari anche, come si dice, inseguito dalla posse di uno sceriffo con pochi scrupoli. E come si dice, che i tre ho visto nel corso magari della trama, adesso non so bene magari come spiegarlo bene, che i tre magari si rifugiano anche in questo ranch di questo Don Nachos, un ricco allevatore che li accoglie magari, come si dice, che gli, come si dice, che gli accoglie in cambio di una mano con le sue logicamente mandrie, che per i due ragazzi il primo periodo sereno dopo tanto tempo che girovagavano, ma il vento della sera porta magari con sé il dolore magari della morte, che più che altro il senso di questa trama e a come si dice, e a questo qua, che a parte che magari confronto magari ad altri volumi sempre di questa testata, magari è stato un attimino un po' più veloce nel leggere, perché c'erano tavole magari tipo queste qua che c'era magari anche poco da leggere. Però, essendo western, resta sempre magari rispetto magari, come si dice, ad altre testate, sempre da Brunelli, questi, come si dice, questi volumi western restano sempre belli lunghi, magari anche nel leggerli. Dopo questa serie qua, proprio della storia del western, mi stava piacendo, per questo la sto continuando e portarla magari al termine, però sicuramente ora che riesco magari, riuscirò magari a finirla e arriverà a giugno dell'anno prossimo, essendo che mancano gli ultimi 10 numeri. Dopo è bello anche andarsi a leggere le cose che mettono sempre in prima pagina, che sono sempre magari co cose, notizie in più su questo, su questa magari vita di questa gente qua, che anche questa magari qu questa storia, anche questa trama qua mi è piaciuta, essendoci, come ho detto magari prima, che è una testata, questa qua, che dove trovi spesso questo dentro questo McDonald's, che lo si vede spesso in queste trame, questo Ben McDonald's in queste trame qua. E niente, dopo è anche bello magari che su certi punti di vista, magari essendo magari anche a colori, può merita sempre magari il suo costo di 7,90 euro, che trame, essendo a colori, e queste trame magari western sono sempre magari più
ti portano magari anche via tanto tempo, magari nel leggerlo, magari il costo, anche se può essere magari un po' alto confronto agli altri volumi, magari però da parte mia vale sempre magari la pena comprargli questi volumi western, anche se magari non proprio, magari, proprio di questa testata Storia del West, però ho visto che queste trame western meritano sempre. E niente, che quello che potevo magari dire su questo volume, l'ho già detto, che logicamente, come fanno di solito, hanno già messo il numero, la cover del numero del prossimo numero, il 66, che dovrebbe uscire il 5 di settembre, che si chiama I Cavalieri, il prossimo volume. Che magari quello che potevo, come ho detto, magari stavo dicendo adesso, quello che potevo magari dire, quello che potevo magari dire su questa trama, magari l'ho già detta. E niente, per adesso magari vi saluto e ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale, che vi lascio magari sotto in descrizione tutte le informazioni proprio su questo, magari sul volume in sé, e magari anche proprio su questa testata, proprio della storia del West, che vi lascio tutto, magari tutte le informazioni che riesco a trovare, vi lascio sotto tutte sotto in descrizione. E niente, per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.